L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Buongiorno al professor Vittorio Sgarbi, buongiorno Marcello Micci. Eccoci. Eccoli, tutti e due. Dunque, caro professore, Monti ritorna da un ulteriore vertice positivo, ma i suoi interlocutori gli pongono l'interrogativo del suo dopo. Vale a dire, non si fidano di ciò che verrà e lo pressano in merito, al che Monti risponde che comunque lui non farà politica dopo il 2013, però domenica in Provenza aveva detto il contrario. Come può andare a finire questa storia italiana, professore? Ma finirà con un voto in aprile e un ritorno a una guida politica che non esclude che Monti possa fare l'unico ruolo che ha una funzione di equilibrio, ma che non è politico, che è Presidenza della Repubblica. Ah, ecco. Non vedo che altri possano... No, perché qui il problema verte è sull'affidabilità che dovrebbe essere riconosciuta all'Italia dagli stati membri della Comunità Europea, l'Olanda, la Finlandia e quant'altro. Quindi Monti rimane come Presidente della Repubblica ed è una garanzia per i mercati e gli interlocutori europei. Beh, tutto va bene come... Questo mi pare che potrà essere convenuto dopo tanto tempo di convergenza su un nome. È chiaro che questo sta a significare una maggioranza qualificata alla Camera dei Deputati. Difficile immaginare che anche cambiando i numeri e calando i deputati del PDL o quello che sarà, più o meno rimanendo gli stessi quelli dell'UDC e crescendo di poco quelli del PD, questa maggioranza anomala, al di là poi della guida, diciamo, politica, non debba convergere sulla persona su cui ha già convenuto per un anno e mezzo, per cui mi sembra tutto qui abbastanza semplice. Quindi Monti faccia più o meno la stessa cosa che è toccata a Ciampi, con certo, maggiore, sì. Ciampi ha avuto un ruolo che è stato significativo quando era Presidente del Consiglio, è stato un buon Presidente della Repubblica, e Monti è stato ancora più incisivo come Presidente del Consiglio per avere un esito analogo che altri non possono pensare di avere. Non vedo un altro Presidente della Repubblica tra quelli espressi nella politica del D'Alema, non può essere un altro di maggioranza politica, quindi almeno il Presidente vorrà essere neutrale e potrà essere Monti. Cioè, la guida politica potrà essere o di parte, nel caso che ci sia una forza preponderante in modo significativo con un sistema come quello attuale, che peraltro sta per essere mutato, quindi non vuol dire niente neanche questo, oppure può essere una guida politica orientata ma non troppo colorita o colorata, per cui da questo punto di vista dire che sarà il premier, ma sarà una personalità non troppo di colore, potrebbe essere Bersani, ma non è credibile neanche quello. Forse Casini il più indicato? Questo tenderei ad escluderlo. Ah, ecco, proprio bruciato proprio. No, è troppo una parte, ci vuole, non lo so, però poi le dirò anche, non me ne frega assolutamente niente. Ma questo si era capito dal modo come ha approcciato l'argomento. Ora, l'altro argomento è questa querela sulle intercettazioni Mancino-Napolitano, il fondo di Scalfari di domenica, che insomma poi ha fatto prendere. È vero, è vero, è stupendo. Meraviglioso, meraviglioso. Sublime. Buon vecchio Eugenio. Uno prende il pezzo di Scalfari. Sì. E al posto di Presidenza della Repubblica mette Presidente del Consiglio, che è la stessa cosa, perché le garanzie rispetto alla diciamo impermeabilità della quarta carica, della prima carica dello Stato, valgono anche per la quarta, cioè non è che c'è un'impermeabilità superiore perché è il Presidente della Repubblica, c'è è uno dei pochi elementi di tutela che è per tutti i deputati, quindi anche per il più piccolo, cioè il deputato non può essere intercettato, è un dato, poi non so, potrà essere anche può essere Barba Blu, può essere Gabba di Legno, può essere la banda Bassotti, però non può essere intercettato. Quindi persino l'immondo Berlusconi non poteva essere intercettato.
tant'è vero che è venuto fuori contemporaneamente di Milano quando volevano indicare i tabulati delle telefonate di Rubi e il giudice ha detto dispiace, saranno interessantissimi, meravigliosi, suggestivi, però non possono essere utilizzati perché sono illegali. Quindi prendiamo il pezzo di Scalfari e mettiamo al posto del Presidente della Repubblica il Consiglio e diventa un meraviglioso pezzo a difesa di Berlusconi, non in quanto Berlusconi o l'altro in quanto napoletano, ma in quanto Premier e Presidente, certo. È meraviglioso. Quindi dal momento che Scalfari dice una cosa parzialmente vera, ma in realtà detta in quel modo come se dovesse essere la garanzia della impermeabilità, della immunità del Presidente della Repubblica, tutto quello che dice, è stato sbeffeggiato da Missineo, il quale gli ha spiegato che non c'è nessuna legge che dice che una intercettazione, sia pure illegale, deve essere distrutta, cancellata. Quindi le cose che lui invoca sono il peggior berlusconismo da lui combattuto, ma essendo poveretto, cioè, diciamo, non posso dire cosa penso di Scalfari perché penso meno di quello che direi. E qualunque cosa io dica è quello che ne penso. Io dico, per esempio, Scalfari è una lumaca, è il guscio di quella lumaca. Se penso che Scalfari è un'anguilla, ebbene non è un'anguilla, è un'anguilla fritta. Se penso che, quindi non posso dire nulla di quello che penso perché potrei essere quell'altro, per cui penso di meno di quello che direi, però non dico niente. E quindi è un uomo di pensiero confuso, di infinita vanità e di totale mancanza di senso dello Stato, che pure millanta come se fosse uno statista e un filosofo, cioè è un uomo ridicolo. E insomma, questa vicenda qua dell'intercettazione relativamente a Mancino e Napolitano è esemplare, perché poi ne parlavo stamattina. Dica. Del suo ragionamento, del suo assetto logico, per quello che però, per quanto io pensi è tutto il male possibile di Scalfari, per quanto il suo argomentare sia senza fondamento logico e senza alcuna correttezza, diciamo, formale, per quanto tutto questo, penso che abbia ragione, nel senso che la ragione non è legata alla legge, ma è legata al fatto che questa gente che va a rimestare 92-93, Mancino, Scalfaro, Napolitano pure, perché Mancino deve fare, intanto Mancino è stato ministro dell'interno, intanto è stato presidente del Senato, intanto Mancino è stato vicepresidente del CSM fino al 2010 e quindi numero due di Napolitano, intanto Mancino è una personalità delle istituzioni che può essere, io conosco benissimo, quindi non posso dire quello che penso di Mancino, perché Mancino non è in condizione di fare neanche la metà di quello che gli attribuiscono, perché in lui, ora ben stigmatizzato Cossiga, tale incapacità di un pensiero autonomo impedisce anche perfino di fare male, cioè è un uomo che sta lì, quindi deve rappresentare il CSM, il Senato, quindi rappresenta le istituzioni. Naturalmente, siccome non è un uomo di grande coraggio, le istituzioni le rappresenta come tanti hanno fatto nella prima e nella seconda Repubblica, se non... e allora a un certo punto si è trovato in mezzo come ministro degli interni a cose più grandi di lui, avrà concordato un po' con Scalfaro una linea che non sarà stata proprio di quelle più coraggiose, e anche pensando che dopo il caso Moro in emergenze tragiche forse si può trattare, ma non trattare con la mafia, fare delle valutazioni di opportunità, che sono poi quelle che ha fatto anche un altro straordinario personaggio, molto più intelligente di tutti, ma probabilmente preso in una dimensione, diciamo, manzoniana, cioè una specie di abruzzi. Sentite? Che è Conso, cioè in quegli anni il terrore della mafia era tale che alcune decisioni non erano la trattativa Stato mafia, erano lo Stato impaurito, che infatti poi è stato travolto da Tangentopoli, cioè perfino Di Pietro ha travolto lo Stato, figuriamoci la mafia, e qualcuno di questi avrà fatto delle scelte che sono quelle poi per cui hanno denunciato Mancino e soprattutto Conso per falsa testimonianza, per aver detto Conso che ha agito in autonomia. Ed è vero, perché chi decide decide sempre in autonomia. Se poi si vuol consultare con qualcuno, nel senso che si consulta per capire la situazione,
questa è la funzione del consulente, ci sono i consiglieri per quello, quindi non è che il ministro vive in isola deserta, però decide in una solitudine da isola deserta, non è che qualcuno glielo imponga, la sua decisione è una assoluta determinazione individuale, attraverso una serie di convincimenti. Il ministro decide, non va buttato giù un campanile, come giusto che sia, glielo posso aver detto io e quindi aver ascoltato me, ma la decisione è sua, quindi non è se Roma gliela detto a Sgarbi, che vuol dire? Sgarbi è consultato, questo è un mondo di imbecilli, ascolta le persone intelligenti e ha dei magistrati che sono veramente nemici dello Stato e dopo 20 anni cominciano a inquisire Santino, Claudio, tanto che su questa materia è intervenuto, forse vi è sfuggito, un altro uomo di Stato di grande valore che fu candidato alle primarie con Pisapia e poi Valerio Onida. Valerio, non l'abbiamo